Un'altra domanda che ti volevo fare era se tu periodicamente ti disconnetti, cioè se scegli di disconnetterti per qualche motivo. So che in passato l'hai fatto, Sì. c'è stata una ragione profonda e Sì. io ho stimato questa scelta perché credo che tu abbia Ne rispettato avevo i tuoi abbastanza bisogno, sentimenti, sì. assolutamente, le tue emozioni. Diciamo che ora come ora non sento più il bisogno di disconnettermi mettendomi un tempo perché non mi è necessario, mi viene automatico farlo, nel senso che senza che io me ne preoccupi sto anche 10 giorni senza pubblicare una foto, ma magari soltanto le storie, senza dover dire oh mio Dio, non mi seguirà più nessuno, perché chi mi seguirà e chi mi segue perché gli piaccio come persona. Presumo che anche se per 10 giorni non pubblico una foto non sia la morte di nessuno. Certo. No, non sento più la cosa di dover dire mi impongo che ne so, la mattina non guardo più Instagram appena mi sveglio. Io non l'ho fatta come una cosa forzata, nel senso che appunto mi stavo accorgendo del fatto che questa cosa stava un attimino Prendendo un po' troppo. sbiancherando, come dire, e quindi mi è venuto automatico dire ok. Basta, cioè, Sì. Ecco, mettiamoci un attimo un freno. io per esempio lì mi sono dovuta rieducare perché, cioè, tra l'altro è una cosa stranissima quando ci penso. Io quando ho avuto il mio primo iPhone in un primissimo momento non volevo neanche farmi l'account Facebook, Sì. ricordo, perché non aveva niente a che fare con me. Poi hanno detto no, vabbè, ma serve per rimanere connessa con le persone. Ho cominciato a viaggiare, andare all'estero, per cui in effetti Facebook mi ha dato l'opportunità di rimanere in contatto con persone che altrimenti io ora non saprei nulla di loro, per cui contentissima di quello. Quando ho cominciato a lavorare poi con gli youtuber, a un certo punto sono entrata in questa spirale di essere sempre Certo, online, certo. perché è il lavoro, che è il cliente, è lo youtuber, dobbiamo fare il video, devo andare online la domenica alle 10:01 spaccate, per cui alle 9:50 magari mettevo la Sì, sveglia di sì, sì. domenica. Ehi, sei andata online? Il video ok, il link ok. Quindi insomma sono entrata in questo loop e allo stesso tempo devo dire che credevo di aver sviluppato una sorta di dipendenza per Instagram, Certo. perché notavo che non so come, trascorrevo tantissimo tempo a guardare, a fare scroll, lo facevo anche per lavoro, per carità, Sì. però a un certo punto era oltre il lavoro, era Sì, proprio sì, una sì. sorta di dipendenza, perché poi, parliamoci chiaro, quell'app lì è costruita, adesso lo sappiamo, cioè per creare quello, ogni volta Sì, che sì, sì, sì. tu entri è come se avesse una dose di Ok, ho dopamina, se capito. vogliamo chiamarla così. E chiaramente i like, quello che ha fatto quello, chi segue chi, insomma. Proprio questa cosa del non sapere quello che trovi è in qualche modo qualcosa che al nostro cervello piace, Sì, sai? È un po' come sì, sì. quando sono le persone che scommettono. Perché scommettono? Il principio è lo stesso, identico, proprio Ok. identico. Allora io mi sono dovuta rieducare. Sotto quel punto di vista. Sì, poi ho sviluppato una routine e oggi sono una persona assolutamente equilibrata e anzi, quando vado a cena con persone che puntualmente tirano fuori il telefono mentre mangiamo, provo quasi fastidio. Sì, anch'io. Ma infatti per noi, tra noi, nel senso nel mio gruppo di amici, è un po' una regola, nel senso che quando si vede che stiamo, che magari uno prende il telefono, allora poi lo prende l'iPad, allora poi arriva uno che dice bene! E si mette lì così a fissare il telefono come per dire, raga, Ok, cioè facciamo un parliamo. gioco. Io ho Sì. comprato un gioco fantastico di società, quello della torre, sai, no? Quello che devi Ah, mettere, devi togliere la torre e sì. metterla sopra. È bellissimo. Bellissimo. Ed è un modo per comunque sia, voglio dire. Però il fatto, la cosa triste, un po' come dicevamo prima, per la cosa del bio, è che, cioè, Ne perché parlavamo siamo. prima Sì, noi. perché siamo arrivati a questo punto? Cioè, Cioè, nel al doverci senso, a educare. dover pensare di tornare indietro, no? Un po' come appunto la cucina biologica, no? Che adesso c'è questa cosa del prendo le cose biologiche perché sono naturali, perché va bene, la Alla fine grande quello che facevano le nostre distribuzione. nonne, dici. Esatto, cioè nel senso prima lo facevamo uguale, ci siamo ridotti a dover pensare di farlo perché? Poi per carità di Dio, Ritornare. il social, internet, la mediazione, eccetera. È il lavoro del domani, ci dobbiamo arrendere, è così, punto, cioè c'è poco da fare. Quello che però possiamo fare è educarci, perché io dico questo, quando ci hanno dato l'iPhone, nessuno ci ha veramente spiegato come dovevamo usarlo. Sì. Nessuno ci ha detto guarda, i social sì, però moderatamente. Ci hanno dato questi strumenti e a un certo punto li avevamo, ci dovevamo lavorare, dovevamo fare intrattenimento, quello che è.
ma nessuno ci ha veramente spiegato qualcosa al riguardo, no? Se qualcuno mi avesse detto, guarda che se stai tutto quel tempo su Instagram a un certo punto ti senti una rincoglionita e la sera si stanca morta, io magari avrei evitato, perché è quello che mi è successo poi, no? Stare continuamente online ti stanca proprio da un punto di vista cognitivo, perché sei iperstimolato. L'iperstimolazione non è una cosa positiva, lo dicevamo prima, no? Il problema qual è? Che spesso si tende a confondere quella che è la vita online con la vita offline. E lì viene fuori di tutto. Io fate conto che qualche giorno fa ho visto un video, che dicevo prima a lei, dove si partiva con la ragazza che magari fa la foto al cibo, no? E poi si mette lì e sta al telefono. Poi l'altro guardava la foto che ha fatto lei e allora per emulazione, allora si faceva la foto, che ne so, mentre stava andando a correre, tutto figo, e poi stava lì per vedere quanti mi piace prendeva. Poi si vedeva la ragazza che guardava la foto di lui, che allora ha visto la foto e allora ha tutta fatto una roba per andare nella foresta a fare yoga e cose. Però cioè di base vai a fare yoga, nel senso, cioè io ad esempio nei miei social, nei miei video, nelle mie cose, io sono io, cioè nel senso, se io mi sono appena svegliata e faccio una storia, mi sono appena svegliata, voglio dire, non sono di certo tutta carina e coccolosa. C'era anche la tizia che si svegliava con il ragazzo a fianco, no? E per farsi il selfie andava prima in bagno, certo, va bene, perché l'occhio vuole sempre la sua parte. Poi oddio, io sono una persona tipo no make up sempre, mi vedi, però stare a fare queste cose qua mi sembra un po' eccessivo. Ma senti, ma invece che cosa pensi proprio di questa etichetta influencer? Ti piace? Tu ti senti No, sinceramente io non mi sento per niente un influencer. Quello che mi sento è che sono una persona che ha tante cose da dire, che ha un'ottima parlantina, nel senso che appunto posso anche stare a parlare della stessa cosa per 40 minuti e quindi in modo diverso, nel senso senza annoiare troppo, e quindi lo faccio. Certo, ecco, prima stavamo parlando proprio di come è iniziato, poi non so come ci siamo interrotte. Sì. Quindi tu hai iniziato, che era 2014 più o meno. All'epoca era molto 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 diverso. Molto diverso, ma moltissimo diverso. Sì, e cioè stiamo parlando di 6 anni fa, cioè non di decenni. Sì, è un'altra delle caratteristiche del digitale, il fatto che cambi così velocemente. Parliamo anche di questo. Oggi c'è Giulia, domani c'è un'altra. Come ti senti rispetto al futuro? Come ti vedi da qui a 5 anni, ad esempio? Allora, io sinceramente la prima risposta così di impatto che mi viene a dirti è spero di avere una famiglia di qui a 5 anni, senza parlare di lavoro, di social, di cose. Poi se andiamo nello specifico sui social, come ti vedi tra 5 anni, spero di esserci ancora, sicuramente saranno cambiate 1524 cose. Magari ci saranno altre piattaforme. Assolutamente sì. Il fatto è che comunque sia, noi non facciamo tempo ad abituarci ad una cosa che ne subentra subito un'altra. Per il discorso di oggi ci sono io, domani c'è un'altra, è il mondo, cioè è così da sempre, non vedo perché dovermi stare ad accanire. Cioè anch'io ho avuto... Però non sei preoccupata per questo? No, assolutamente. Non hai paura del futuro? No, perché... Cioè nel senso, i social sono così, sono mezza finzione, mezza verità, non sai mai quello che vedi. Io so che sono fatta così, se vi faccio vedere magari anche una cosa sponsorizzata eccetera, chi mi segue anche nella vita privata lo sa, sono una persona abbastanza diligente, non so come si dice, no? Cioè se non mi piace quella cosa non te la sto a far vedere. Magari poi ho magari poi ho un da seguire e sembra comunque che io la stia vendendo, perché ci sono delle cose che ci tengano le aziende, che ci tengono, che noi le diciamo. Confermo. Però dall'altra parte sicuramente mi sono anche ritrovata nella posizione in cui non mi piaceva una cosa con la quale stavo collaborando, e vi giuro che ho fatto una fatica gigante. Che cosa pensi di quegli influencer che pur di arrivare hanno utilizzato, diciamo, dei metodi non proprio, non mi riferisco a chi ha comprato follower, like, non bot. Capisco perché, sinceramente, perché poi ti ritrovi con tanti numeri e con nessuno che ti guarda per davvero. Cioè io sinceramente mi hanno invitato a dei programmi tipo, che ne so, il Grande Fratello, cose del genere. Onestamente ti hanno invitato? Sì.
sì, mi avevano detto se volevo partecipare io. Come pubblico. No, per partecipare al Grande Fratello. Però, cioè, non sono né cose che ho mai detto perché non vedo perché dirle. E non vedo neanche perché accettare, perché per l'amore di Dio, niente da cioè non voglio infangare niente. No, assolutamente. Però secondo me poi quella nicchia di persone che mi seguono per magari dei contenuti tipo quelli che sto facendo adesso, sicuramente non mi prenderebbero molto sul serio se poi andassi al Grande Fratello. Certo, cioè magari mia mamma, mancanza di coerenza, sì, proprio abbastanza, direi anche abbastanza intensa, cioè nel senso non sarebbe un trampolino di lancio per la trashaggine, per come la vedo io. Mia mamma magari è lì che mi dice: ma no Giulia, pensa in grande, pensa alle cose. Sì, però poi appunto tutte quelle persone intelligenti che poi magari mi guardano le perdo perché sono andata a fare per mettermi due soldi in tasca. Cioè sinceramente non condivido. Quindi quello, come anche per chi si compra i like. E a proposito di like, hai l'impressione un po' che ci sia questa fame di like? Cioè è qualcosa che ti capita di notare nelle persone, come nella persona nella vita reale, però anche online proprio? Ovviamente sì, e la trovo anche abbastanza cioè la comprendo, ma la trovo anche fuori luogo, nel senso che sono la prima che quando scrolla Instagram non si mette sempre a mettere, a lasciare mi piace. Ma ad esempio, scusa se ti sto interrompendo, ma mi viene in mente questo. Tu come hai reagito personalmente al calo dei like? Perché mi raccontavi che c'è stato questo calo ed è è come la vivo, normale, nel senso, è normale che sia così, voglio dire, io sono stata assente, tralasciando il mio caso parlando del mio caso specifico, è più che normale perché comunque sia sono stata assente per un anno e quindi lo capisco benissimo che la ripresa sia, anche perché poi nell'anno seguente riprendevo ma inciampavo sempre, no? Sì. Perché comunque non ci provavo, costanza. Ma esatto, non avevo costanza, no? È da due mesetti che ho deciso proprio di dire ok, torno a fare il video ogni due volte a settimana, con una pubblicazione prestabilita, eccetera, eccetera. E quindi ci sta che, non è che, ovvio, mi dispiace da un certo punto di vista, ma è normale dall'altro, voglio dire. Sono cose complementari, no? Sì. Va bene che sia così. Preferisco che siano rimaste quelle persone a seguirmi e aver anche fatto un po' di, passami il termine, di decluttering, sì, con tutte le persone che magari prima guardavano i video per metterci non mi piace, che è una cosa che a parere mio la trovo veramente con poco senso. Sì, assolutamente. Perché devi mettere un feedback negativo solo per un pretesto personale? Appunto, come dicevo anche all'inizio, preferisco 7.000 persone che sono intelligenti e guardano il video perché sono cresciute insieme a me, hanno fatto un percorso. O perché ti hanno scoperto dopo. Sì, per carità, sì. E hanno deciso che gli piace il contenuto. Certo. Però comunque si intendo dire, preferisco così rispetto che appunto la fama dei like, oh mio Dio, ci patisco perché... Cioè io effettivamente vedo, ho visto e ho sentito di donne anche di un... insomma, di 20 anni. Di una certa età. Non stiamo parlando di me però, eh. Non capisco perché magari dover stare a farsi un sacco di paranoie mentali sul... Assolutamente. Oh mio Dio, questa foto nella quale magari sono un po' più... denudé, se così si può dire, ha preso 70 like in più rispetto all'altra che magari è carina, insomma normale, una foto normale. Il problema è che a livello psicologico il like rappresenta molto il, di più, certo. È proprio come dire la conferma della nostra esistenza online, è un meccanismo anche proprio... il compenso, il compiacimento, sì, esatto, una riconoscenza proprio, sì, no, a livello pubblico del ha preso i like, quindi questa persona ha un valore. E a proposito di questo, ecco, ti chiederei anche proprio che cosa pensi del fatto che oggi è sempre più comune l'opinione che tutti siamo responsabili della nostra presenza online, sì, e che quindi dobbiamo preoccuparci del nostro, chiamiamolo, personal branding, si chiama, sì, così in termini tecnici. Che cosa pensi di questa cosa? Per te è importante che ad esempio una psicologa, ad esempio,
abbia un certo numero di follower, dei like. No, sinceramente a me interessa prima la persona, cioè nel senso, anzi, la trovo veramente una cosa un po' di basso valore andare a dare prima più valore a quello che a un numero che vedi rispetto che alla persona effettiva. Prima l'individuo e poi like. Esatto, prima l'individuo e poi dopo ci si lascia anche il mi piace. E un'altra domanda che volevo farti è: che cosa consiglieresti invece ad una ragazzina che è vittima di cyberbullismo? Qual è la tua opinione a riguardo? Che cosa fare? Allora, è una domanda un po', come dire, con un certo spessore, ancora certo, un po' più profondo rispetto assolutamente, a tutti questi assolutamente argomenti. E noi non ci proponiamo in questa sede di rispondere a 360 gradi a questa domanda, perché sicuramente una persona, una ragazzina presa di mira da appunto il cyberbullismo vuol dire che è suscettibile riguardo il mondo del social. Mm-hmm. Quindi in quel caso servirebbe sicuramente un qualcuno, cioè innanzitutto non chiudersi in se stessi, non far finta di niente, affrontare il problema, parlarne con i genitori, con gli insegnanti, quello, insomma, ma di sicuro non ignorare la cosa, cioè nel senso non soffrire in silenzio. Sì, esatto, cioè cercare in modo di dire: senti, cioè fregatene, cosa se ne frega, nel senso, è ovvio che una ragazza che appunto patisce di questa cosa qua non riesce a fregarsene, ma mi viene proprio da dire: ma che ti frega, cioè ok, è vero, il social rispecchia, è come se fosse lo specchio della nostra vita. Mm-hmm. Ma deve anche rimanere uno specchio, cioè tu puoi decidere che cosa fare vedere, cose belle, cose brutte, e tu puoi anche decidere chi ignorare e chi no. Cioè questa è una capacità che dobbiamo ricordarci, dobbiamo di avere, fare anche qualora non l'avessimo. Esatto, cioè nel senso, io prima mi ricordo che anni fa me la prendevo tantissimo con le critiche, ti ricordi? Me la prendevo perché magari io mi impegnavo tantissimo in una cosa e non mi sentivo riconosciuta, no? O magari c'era il cretino di turno che veniva a dirmi che mi faceva provincia al naso. Sinceramente ho sempre difeso il mio naso e questo è tutto un altro discorso, però a posteriori o una persona la si ignora, come dicevamo anche prima, o al massimo, brutto da dire, la si deride, no? Cioè nel senso, tipo certo, quello io, mi vieni a dire, mi vieni a, tra virgolette, in casa mia a offendermi, ma cioè dai, nel mio piccolo posso dire che in qualsiasi caso sarà io che non sono cambiata a livello di persona, a livello di mentalità, a livello di, anzi, forse ho anche appunto stretto un po' di più la cinghia, no? Cioè più questa cosa cresceva, bello, però aspetta, no? Mm-hmm. Cioè lasciamo i puntini sulle i, devi prendere un po' tutte quelle pinze, certo, voglio dire. Assolutamente. Se sai che ti puoi fidare di una persona, ascolti il suo parere, va bene, ma poi è tutto sulla rete e va bene che la rete è vita, cioè c'è chi dice che, no, sai quei detti che dicono no, ma comunque è online, quindi vuol dire che è vero. Ma sì che è vero, certo che è vero. Non diranno mai il contrario, no. Però c'è anche da avere un equilibrio in tutto. La cosa fondamentale, no? A posteriori del cyberbullismo, cos'è che c'è? Il pensiero del giudizio sul prossimo. Cioè, da che mondo è mondo si dice che non si dovrebbe giudicare il prossimo se non lo si conosce? Se io fossi stata una ragazzina oggi, non lo so sinceramente come sarebbe stato il mio rapporto con i social, perché i social per me sono arrivati quando avevo più di 20 anni, Facebook l'ho aperto a 21 anni, quindi bene o male ero già grandicella, grandia, ecco, sì. E avevo avuto modo di sviluppare già la tua testa prima, delle abilità cognitive, ma anche un'autostima, sai. È importante oggi avere una consapevolezza, cioè nel senso, l'ignoranza che potevamo avere nei primi anni anche dell'influencer marketing, secondo me non è più ammissibile. Nel senso che la tecnologia è andata avanti, anche gli studi su quello che c'è dietro sono andati avanti, ed è importante sapere che l'iPhone è uno strumento che ci dà tanto ma può anche toglierci. Mi spiego meglio. Oggi possiamo sapere quanto tempo noi trascorriamo online, per esempio, perché l'iPhone, come anche il
dispositivo, Android ce lo permette. Mi è capitato a volte di vedere il tempo online anche di alcune amiche, no? Dice, ma tu quanto tempo stai online? E guardavo il loro telefono e non so, anche 10 ore, di cui 3 su Instagram di domenica. Ecco, lì devi chiederti, ecco, ma perché tu hai trascorso 10 ore online di domenica? O perché trascorri 3 ore a guardare Instagram? Che cosa potresti fare in quelle 3 ore? Cioè, ti rende felice usare il cellulare per tutte quelle ore? Cioè, il segreto è avere consapevolezza che puoi tracciare il tempo innanzitutto, ma poi chiederti se l'aver trascorso il tempo in quel modo è quello che vuoi. E se non è quello che vuoi, fare qualcosa al riguardo. Quindi, dunque, siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo video. Ci piacerebbe anche sapere la vostra opinione riguardo tutte queste cose. Io e che cosa magari vorreste anche sapere? Certo. Ovviamente giù nell'info box vi lascerò qualche suo contatto se volete informarvi, vedere insomma chi è questa persona. Niente, noi ci siamo comunque divertiti, almeno io sì, è stato bello. È stato un dibattito anche molto spontaneo. Sì, molto piacevole, sì. Esatto. E quindi niente, fateci sapere qua sotto e vi mandiamo un abbraccio. Posso dire anche la frase solita, lascia il pollice. Vai, dilla. Ciao. Allora, ho sempre visto questa frase lavorando. Che io non dirò mai, che non dico mai. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Lasciate un commento, scrivetevi, accompagnate. Cosa c'entra? Accompagnate, non lo so, vabbè. Attivate la campanella. Quello che vi pare. E seguite Giulia perché fa dei bei contenuti. Grazie. Vi salutiamo, vi mandiamo un sacco di bacini e ci vediamo alla prossima.